Gioia, figlia della luce, dea dei carmi, dea dei fior, il tuo genio ne conduce per sentieri di splendor. Il tuo raggio asciuga il pianto, sperde l'ira e fuga il duol. Vieni, sorridi a noi d'accanto, primogenita del sol, qual nell'arnia armoniosa già si inserta il suono al suon. E la voce della sposa già s'unisce alla canzon. Ma da noi ritorca il viso chi la gioia in cor non ha. L'uom che mai non ha sorriso, certo il ciel non salirà. Dea dei palpiti giocondi, gioia sacra ed immortal, tu sei l'anima dei mondi, sei l'ebbrezza celestial. Sei la pace e la speranza, sei dei pampini l'umor. Sul tuo metro eterna danza muove il mar e l'astro d'or. Ci stringiam, lieta legione, in un vincolo fedel, e la pia benedizione scenderà su noi dal ciel. Gloria al santo, all'ente, al nume, re del cielo e Dio d'amor, abbagliati dal suo lume adoriamo il Creator. Gioia, figlia della luce, dea dei carmi, dea dei fior, il tuo genio ne conduce per sentieri di splendor. Il tuo raggio asciuga il pianto, sperde l'ira e fuga il duol. Vien, sorridi a noi d'accanto, primogenita del sol. Buonasera a tutti. Era l'inno, come avete capito, l'inno alla gioia di Friedrich Schiller nella versione italiana di Arrigo Boito. Certamente è un momento più alto, più rappresentativo della nona sinfonia di Ludwig Beethoven, e è stata con noi a leggerla Federica Fracassi, una delle attrici più sensibili del teatro italiano, sempre pronta a esplorare, a reinterpretare i testi del passato e a esplorare la nuova drammaturgia. Avremo Federica anche più tardi in un altro. Con un altro suo intervento. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere così numerosi a questo appuntamento, il primo appuntamento di questa serie Crocevia Musicali, Parole, Immagini e Suoni per ripensare Milano. Si tratta di quattro appuntamenti, uno ogni 15 giorni, quindi arriveremo alla fine di giugno, e che cercheranno di cogliere alcuni momenti importanti della storia musicale di questa città, che hanno determinato una svolta culturale, sia per la città che per l'Italia. Allora, questo è una serie di appuntamenti, questa è una serie di appuntamenti che nasce da un sodalizio, da questo sodalizio tra due grandi istituzioni milanesi, che sono la Società del Quartetto. Ringraziamo qui la Presidente Ilaria Bonetti-Buitoni di essere qui presente questa sera, e il Corriere della Sera. Grandi istituzioni, storiche istituzioni che nascono a distanza di pochi anni nell'Ottocento, la Società del Quartetto nel 1864, il Corriere della Sera nel 1876, e nacquero per volontà, per la voglia di, la spinta di una classe borghese di questa nuova Italia che si era costituita, che voleva certamente rappresentare le nuove istanze della nazione, anche in un contesto borghese, talvolta anche conservatore, però certamente voleva creare anche dal punto di vista culturale le basi di una nuova nazione. La società del quartetto, le società del quartetto nacquero appunto con l'intento di far conoscere, ritornare diciamo nel mondo culturale italiano la musica sinfonica, la musica che era molto chiaramente eseguita o d'oltralpe. In Italia invece c'è sempre stato comunque di più il dominio della musica operistica, quindi era uno sguardo verso l'estero, verso il mondo d'oltralpe, e certamente la prima esecuzione della Noa di Beethoven rientra in questo filone. Il Corriere della Sera nasce appena 2 anni prima di questa composizione, di questa prima rappresentazione italiana della Nona di Beethoven, che fu nel 1878. Il Corriere nasce il 5-6 marzo del 1876, e per capire un po' quali erano
gli intenti, il punto di riferimento che poi è stato sempre la linea identitaria del Corriere, vi posso leggere le prime righe del famoso editoriale del direttore Eugenio Torelli Violier, che appunto fu pubblicato in questa pagina storica che abbiamo anche noi qua nel Salone Albertini, che appunto dice: pubblico, vogliamo parlarti chiaro, in 17 anni di regime libero tu hai imparato di molte cose, oramai non ti lasci gabbare dalle frasi, sai leggere tra le righe e conosci il valore delle gonfie dichiarazioni e delle declamazioni solenni d'altri tempi. La tua educazione politica è matura, l'arguzia, l'esprit ti affascina ancora, ma l'enfasi ti lascia freddo e la violenza ti dà fastidio. Vuoi che si dica pane al pane e non si faccia un trave d'una festuca. Sai che un fatto è un fatto ed una parola non è che una parola, e sai che in politica, più che nelle altre cose di questo mondo, dalla parola al fatto, come dice il proverbio, va un gran tratto. Noi dunque lasciamo da parte la retorica e veniamo a parlarti chiaro. Allora, appunto, in questo contesto Milano è protagonista di avvenimenti musicali che fanno da contrappunto a questa evoluzione politica e sociale della città. Allora, in questi quattro appuntamenti, che ricordo sono anche in diretta streaming su Corriere.it, questi aspetti musicali verranno messi a confronto con altre discipline, quindi la filosofia, oggi parleremo di filosofia anche, l'economia, l'architettura e la letteratura. E questo con un intento ben preciso, cioè come fanno le istituzioni della Società del Quartetto e fa il Corriere della Sera ogni giorno quotidiano, per riflettere su questo nostro passato, ma per pensare certamente al futuro. Allora, la Nona Sinfonia di Beethoven è l'oggetto di questo incontro. Allora invito sul palco il musicologo Emilio Sala, ecco, docente di musicologia all'Università Statale di Milano, e Marcus Ophelders, filosofo Marcus Ophelders, docente di estetica e filosofia dell'arte e della musica all'Università degli Studi di Verona. Prego. Eccoci. Allora, Emilio. Eccoci. Questa prima della Nona di Beethoven nel 1878. Ricordiamo che la Nona di Beethoven nacque nel 1824, quindi un lasso di tempo molto ampio. Ecco, è un'interessante cronaca milanese ancora viva, no? Perché ha avuto poi un'evoluzione abbastanza imprevedibile, cioè, rispetto a quello che era stato programmato riguardo a questa esecuzione. Raccontaci. Sì, appunto, come dicevi tu, abbiamo scelto quattro eventi musicali che non sono particolarmente adatti ad accogliere una prospettiva di tipo celebrativo, piuttosto sono degli avvenimenti, degli eventi adatti a problematizzare un fatto che ha innescato un processo che per certi versi è ancora in corso, ed è questo che ci interessava sottolineare, ancora alla ricerca di una stabilizzazione interpretativa. Quindi sono degli eventi veri e propri anche in quanto contengono un elemento destabilizzante. Per quanto riguarda la prima della Nona Sinfonia di Beethoven, prima italiana, non milanese, ovviamente era ben nota dal punto di vista, diciamo così, potrei quasi dire mitologico, ma anche musicale, perché nel 1770, nell'anno del centenario, erano comunque stati eseguiti naturalmente il secondo e il terzo movimento, non il primo e il quarto. Però diciamo che una dimestichezza uditiva, diciamo acustica, con la Nona Sinfonia di Beethoven a livello proprio orchestrale mancava. Questo lo si vede anche dalla location che venne identificata come uno spazio adatto ad ospitare questo evento. Ora, a questo punto credo che si possa mandare la prima slide, perché questo luogo, che è un luogo molto importante, credo sia molto importante l'esercizio di localizzazione quando anche si parla di fenomeni culturali che spesso si pone sotto l'egida dell'immaterialità, come la musica. Questo è un termine
che mi provoca sempre molto disagio, anche se ovviamente è oltremodo diffuso anche a livello proprio, come si può dire, di lessico specializzato. Basta pensare al, non so, all'UNESCO, per intenderci. Sarebbe l'inglese intangible, che abbiamo tradotto immateriale. Quindi anche quando si tratta di un bene immateriale come la musica, è molto importante vedere le condizioni fisiche in cui l'evento venne ospitato. Questa è la sala dei concerti del Conservatorio di Milano. Come potete vedere anche in questa fotografia del 1897, l'unica che a mia conoscenza resta di quello spazio. Tutti e quattro gli eventi di cui parliamo, perché questi quattro eventi sono stati tutti e quattro diciamo scelti sotto sono stati tutti organizzati e realizzati sotto l'egida della Società del Quartetto, come dicevi tu, sono comunque avvenuti in questo spazio. Ora, la prima esecuzione del 18 aprile del 1878 ovviamente rivelò una cosa che a noi pare assolutamente evidente, cioè che non è uno spazio adeguato a eseguire la Nona Sinfonia di Beethoven. C'erano due società corali milanesi ovviamente che erano state coinvolte e una diciamo orchestra. Purtroppo non mi risulta che sia rimasta la partitura che diresse lo straordinario personaggio milanese dell'epoca, che è Franco Faccio, l'amico di Arrigo Boito, che aveva appunto tradotto il testo di Schiller nel modo che abbiamo visto. La cosa suscitò un disagio psicosociale molto forte, perché il ritardo col quale ovviamente è un dato a tutti noto che questo ritardo era di 54 anni e i giornali, che contribuivano non poco a creare una narrazione collettiva, un'autorappresentazione della città, ovviamente lo sottolineava anche con una certa vis polemica. Unito alla diciamo inadeguatezza, proprio anche a livello di cubatura, non solo morfologico, per così dire, della sala, creò una reazione di straordinario interesse dal punto di vista culturale. E cioè, dopo le prime due rappresentazioni, si decise di aggiungerne una terza, ma di cambiare spazio. Allora, oggi noi, ovviamente, pensiamo che lo spazio più adatto a risarcire quel disagio dovesse essere quale, visto che eravamo nel 1878, cioè non una data a caso, centenario di che cosa il 1878? Bravissimi! Bravissimi! Non c'è nessuna testimonianza nella stampa periodica che, con l'aiuto dei miei studenti, che qui mi corre l'obbligo di ringraziare, in particolare Tommaso Morelli e Giulia Rovetta, che sono alla console, e già dico loro di saltare la seconda slide, di passare alla terza. Dicevo, non c'è traccia di qualcuno che abbia pensato e detto che la Nona Sinfonia la dovevano eseguire alla Scala. E dove si eseguì per trovare uno spazio più adatto a risarcire questo disagio psicosociale? Al Teatro Carcano, che allora era un teatro considerato di periferia, era un teatro, ovviamente la Milano di allora non corrisponde, ma qui non possiamo trascendere, abbiamo i tempi contingentati. E al Teatro Carcano è quello, non si dovrebbe dire che la prima della Nona Sinfonia di Beethoven fu il 18 aprile. Ma fu quella, la
terza rappresentazione. Ora, la terza rappresentazione fu un avvenimento straordinario per Milano, perché il Teatro Carcano era costipato di un pubblico che, come la stampa periodica sottolinea, non si era mai visto così attento. Bellissimo quello che dice il Trovatore, sempre è un giornale umoristico, quindi c'ha sempre un atteggiamento, diciamo così, semiserio. Sembrava che il pubblico assistesse a un concerto della Patti. Ora, Adelina Patti, Adelina, sempre per la melomania, sì. Ma con un atteggiamento molto strano, perché era silenziosissimo. Ora, per dare un'idea del sostrato, anche per così dire legato ai tratti comportamentali del pubblico e alla narrazione che di tutti questa, potremmo dire, alto tasso di idiomaticità che il pubblico italiano portava con sé, forse potrebbe essere utile leggere un resoconto molto breve che appare sulla stampa non milanese ma straniera, per esempio sulle Menestrelle, un famoso periodico musicale parigino, che scrive questa bellissima considerazione. La nona sinfonia di Beethoven è stata eseguita per la prima volta davanti ai dilettanti milanesi. Dilettante però non ha un... in francese ha un significato, corrisponde ai melomani, sì, ai melomani, cioè quelli appassionati d'opera milanesi. È al maestro Faccio che si deve l'esecuzione e la promozione di questa opera monumentale, che è stata accolta da degli applausi entusiasti. La prima rappresentazione, la prima esecuzione, ha avuto un tale successo che poi si è... E qui racconta più o meno quello che vi ho raccontato io. E qui c'è una cosa bellissima. L'Italia, durante molti anni, è stata una sorta di Cina musicale. L'esotismo, il sottinteso è esotistico, naturalmente. Cioè l'Italia esotica? Certo, esotica, ma d'altronde questo, che l'opera sia esotica, è anche vero. Questa è la percezione europea, oltremontana, naturalmente, del fenomeno operistico dell'opera italiana. È vero che essa poteva comunque giustificare il suo isolamento mostrando una gloriosa pleiade di compositori e di opere che ovviamente bastavano e avanzavano a soddisfare la curiosità dei dilettanti. Non importa, è finita per entrare anch'essa nella corrente europea e grazie al genio dei maestri francesi e tedeschi la grande muraglia delle Alpi ha finito per fessurarsi. Questo è la dinamica culturale che questo evento, dinamica già in atto, accelera, dà una fortissima accelerazione. Vediamo la slide delle prime europee, perché è abbastanza impressionante, se potete, Giulia e Tommaso. Ecco, vedete, se noi diciamo 54 anni dopo, certo fa effetto, ma meno effetto se facciamo l'elenco delle capitali europee, a cui Milano naturalmente continuamente incominciava ad abituarsi, a mettersi in relazione. Allora, se questi 54 anni di Milano diventano, non so, l'uno di Londra, i due di Berlino, i sette di Parigi, è chiaro che c'è qualcosa che non può non essere colto come un elemento con il quale bisogna fare i conti. Ecco, questa è la cosa fondamentale, ma la grande
il grande impatto che questo evento ebbe nel pubblico milanese si accompagna anche ad un vero e proprio culto di Beethoven che ha delle testimonianze molto particolari. Per esempio, lo scultore scapigliato, molto vicino alla scapigliatura, cioè l'autore per esempio del monumento alle Cinque Giornate di Milano, che tutti conosciamo naturalmente, Giuseppe Grandi, scolpì un motivo iconografico che è veramente anomalo nell'iconografia beethoveniana, perché il Beethoven non ce lo immaginiamo come, qui sembra Rambo più che Beethoven, non ce lo immaginiamo come un enfant prodige pieno di quello charme, vorrei quasi dire da Mozart decadente o da Mozart romanticizzato, che è il modo in cui lo effigia Giuseppe Grandi. Quindi c'è un fortissimo impatto della figura di Beethoven. D'altra parte, per così dire, la vestale di questo culto beethoveniano è chiaramente colui che poi ne tradusse l'inno di Schiller. Capire, questa infatti è una scultura del 1874, quindi quattro anni prima, esatto, di questa esecuzione. Ecco, poi dopo questa esecuzione che cosa avvenne nella frequenza, diciamo, della presenza? Dopo ovviamente ci fu un effetto domino, perché Martucci naturalmente la eseguì a Bologna, Napoli, e ritornò anche ovviamente sempre sotto l'egida, devo dire, della Società del Quartetto, che ovviamente ancora anche a Milano più di una volta. Quindi diciamo che questa specie di grande successo a scoppio ritardato poi innesca una reazione a catena, ma ci sono tantissimi altri esempi. Basta pensare alle citazioni beethoveniane presenti nel Mefistofele di Boito, che ovviamente venne brutalmente, violentemente fischiato e quasi selvaggiamente rifiutato dal pubblico milanese nel 1868, perché ancora era un po' prestino, ma venne riabilitato e canonizzato nel 1881, cioè l'anno per Milano fondamentale, l'anno dell'esposizione nazionale, l'anno in cui Milano diventò Milano, intesa come capitale morale naturalmente. Nel Cartelloni Scaligeri il canone nel 1881 è il nuovo Simon Boccanegra, che ovviamente implica la riconciliazione, è una specie di straordinario momento, anche molto, vorrei dire anche commovente, ma culturalmente cruciale, di riconciliazione tra Boito e Verdi, che poi darà i frutti che sappiamo, ma lì avviene nel 1881. E l'altra cosa è il pubblico milanese, che nel 1868, con una violenza che è abbastanza inconcepibile, che ha delle testimonianze straordinariamente anche forti, solo forse un altro fiasco fu così, implicò una violenza altrettale, cioè quello del Lohengrin nel 1873. Lohengrin che era stato invece applaudito a Bologna. Quindi Milano era una città che fischiò selvaggiamente il Mefistofele nel 68 e il Lohengrin nel 1873. Questi due fiaschi valgono come il fiasco del Tannhäuser a Parigi, sono molto più importanti di tanti successi. Il primo successo che può essere messo a fianco dell'importanza storica che ebbero questi due fiaschi è sicuramente il successo della Aida di Verdi, ma a cui venne data una tinta anti-wagneriana e anti-boitiana nel 1881. Quindi avviene un miracolo, una riconciliazione anche personale di due generazioni che erano state l'un contro l'altra armate, anche due discorsi culturalmente agli antipodi.
Il terzo elemento canonico del 1881, naturalmente, è il ballo Excelsior, ovviamente, per dare un po' il colore del tempo. Quindi quello che tu mi dici è che questa riconciliazione è stata preparata dalla prima della nona del 1878. Ecco, quindi un evento che innesca un processo culturale i cui effetti non si vedono, esatto, non solo in un ambito, ma si torna alla scala. Gli effetti si vedono ancora forse più alla scala che non ovviamente al Teatro Carcano, ma si vedono anche... Ho ancora 5 minuti? No, 5 no. No. 3? 2. Per tornare alle questioni materiali, si vedono anche... Perché questa è una questione che è aperta ancora. Ancora Milano, secondo me, non ha risolto il problema della sala, cioè questo disagio psicoculturale non è del tutto evaporato a Milano. Cioè, Milano non ha la filarmonia di Parigi, abbiamo tamponato, certo, con l'auditorium, ma non ha un luogo ancora all'altezza della sua autorappresentazione. Perché? Questa è una bella domanda che rimane aperta. E questa è appunto l'attualità del dibattito che scaturisce anche da questo avvenimento. Adesso andiamo un pochino più nello specifico sulla musica di Beethoven. Vedete chiaramente la presenza molto forte di questi due pianoforti, perché è chiaro il clou della... La parte finale di questa serata, ma di tutte le serate, saranno appunto le esecuzioni. E qui stasera abbiamo, come ben sapete, due miti del pianoforte, Bruno Canini e Antonio Ballista, che ci eseguiranno la trascrizione per due pianoforti del quarto movimento. Bene, allora con Marcus Opfelders. Vorrei, giusto? Opfelders, scusi, dovrei anche saperlo perché ho fatto un po' di tedesco. Vabbè, allora... Dunque, sicuramente noi conosciamo Beethoven e lo amiamo tutti quanti, perché troviamo in Beethoven quella perfezione, diciamo, della forma sonata, forma sinfonia. Quindi se noi dobbiamo pensare proprio in maniera molto generica, molto proprio da semplici uditori, amanti della musica, della perfezione della musica classica, pensiamo a Beethoven, no? Ecco, ma la musica di Beethoven ha tantissimi altri... legami, intrecci, significati, sicuramente l'intreccio con la filosofia, musica e filosofia. C'è stato un grande filosofo, Adorno, che ci ha speso una vita, letteralmente una vita, 30 anni, 36, 36 anni, a prendere annotazioni, a fare riflessioni su questo legame di Beethoven, del processo compositivo di Beethoven con la filosofia del suo tempo. E lei ha studiato molto questo legame di Adorno con... Spero. Ecco, allora, che cos'è cos'è questa complessità? E poi nello specifico andiamo proprio sulla nona sinfonia e sul quarto movimento della nona sinfonia. Va bene. Allora, io volevo però dire, abbiamo iniziato col testo e quindi io inizierò col testo. Però, siccome lei mi ha chiesto l'impostazione filosofica, lo faccio precedere. Adorno, sempre Adorno, sostiene, e a mio avviso a buon diritto, che il procedimento musicale, compositivo di Beethoven sia da sovrapporre quasi per intero, almeno fino a un certo punto, alla dialettica hegeliana. Quindi il nome che qui ci interessa è Hegel. Ricordo soltanto che i due sono nati nello stesso anno, 1770. Se avrò tempo, dopo ci sarà anche un terzo personaggio che è sempre nato nel 1770, che è Friedrich Hölderlin. Allora Adorno sostiene questo, e Adorno sostiene anche che comprendere Beethoven significa comprendere il sistema tonale. Quindi se vogliamo capire che cos'è la tonalità, bisogna occuparsi di questo.
Voglio però adesso un attimo brevemente parlare del testo. Vi dirò subito che mi baso su una traduzione più fedele di quella di Boito. Beh, quella di Boito è molto bella, ma è poesia, no? Si è fatto ispirare da Schiller e poi ha scritto lui. Quindi alcune cose che dirò non collimano perfettamente con ciò che avete sentito prima. E soprattutto un punto c'è, ma soltanto fino a un certo punto, che tocca anche già quel complesso rapporto e anche molto problematico rapporto che sia Hegel filosoficamente, sia Beethoven nella musica hanno trattato, cioè il rapporto tra il singolo e la collettività, detto in termini più filosofici, tra il soggetto e la sostanza. Detto in termini più musicali, tra il compositore, la sua spontanea espressività che cerca attraverso i suoni, e dall'altra parte invece il sistema tonale, che è un sistema tanto quanto il sistema filosofico di Hegel, e delle forme che sono preesistenti, appunto la forma sonata. Ecco, e in questo senso il testo mi dà la possibilità di proporvi una lettura un po' scostante, non vi voglio convincere di niente, non abbiate paura, ma si potrebbe riflettere. Allora, già Schiller a un certo punto esclude dalla cerchia dei gioiosi qualcuno e lo scrive in questa maniera qui. Chi ha avuto la fortuna di trovare un amico o di essere amico di un amico, letteralmente, venga con noi. Gli altri, e questo l'ho tradotto letteralmente, chi invece non ci è riuscito, lasci piangente, furtivo, questa compagnia. Questo è un tastum dolens. Un tastum dolens che... pure Boito. Sì, pure in Boito, revochi, no? È il verbo che lui utilizza, però ci porta già in mezzo al procedimento dialettico e in mezzo al procedimento compositivo, cioè il rapporto appunto tra il tutto e il singolo, no? Che ho cercato un po' schematicamente di riassumere. E aggiungo soltanto che nella composizione, nella poesia, nell'ode, viene sempre tradotto con inno, ma in realtà è un'ode, e tra le due forme poetiche c'è una certa differenza, detto tra parentesi. C'è anche da leggere un'altra cosa, non solo chi è amico di un amico, ma chi ha avuto la fortuna di poter sedurre una bella donna. Allora, questo è Schiller, e nonostante Beethoven abbia rimaneggiato il testo, l'abbia accorciato, sia intervenuto, ecco, questi versi rimangono esattamente così. E siccome il problema di Beethoven musicalmente è quello di trovare un equilibrio, una coincidenza, una sintesi, una riconciliazione, se volete, tra il singolo e il tutto, allora questi versi creano una certa dissonanza, no? Quindi, cosa possiamo evincere fino a questo punto? Che la collettività dei gioiosi ha bisogno di un altro negativo che può escludere. E quindi quei famosi versi che tutti noi conosciamo, no? Questo bacio a tutto il mondo, al mondo intero, e forse non è il mondo intero che Schiller, barra Beethoven avevano in mente, e forse, questa è la mia tesi, Beethoven non è intervenuto con qualche idea in testa, che è opposta a quella di Schiller. L'ha lasciato lì, come memento, no? Memento, guardate che la rivoluzione è fallita, la fratellanza non c'è, e qui vedete perché non c'è. E a quell'altro verso, no? Tutti gli uomini diventano fratelli, probabilmente non sono tutti, qualcuno è escluso. Adorno conclude, proprio sulla poesia, non tanto sulla musica, che il problema che la nona, usando questo testo, si pone
cioè riunire il soggetto e la sostanza, l'individuo e la società, la collettività, non riesce la nona a risolverlo. E vengo allora a una conseguenza che è ancora più forte, molti anni dopo, nel dottor Faustus, Thomas Mann nota, e non a caso, che la nona sinfonia è profondamente ambigua e ambivalente, perché testimonia il massimo di espressività, il massimo di cultura, il massimo di umanità. E su questo siamo sicuramente tutti quanti d'accordo. Poi però aggiunge, questo è Thomas Mann, è anche il rovesciamento nella barbarie, proprio a causa di questi rapporti. Conclusione per Thomas Mann: bisogna revocare la nona sinfonia. Bisogna revocare, e questo soprattutto per quanto riguarda il quarto movimento. Perché? Perché la nona sinfonia rappresenta la storia della borghesia, ovvero è il culmine della storia della borghesia che inizia nel Rinascimento e sfocia proprio in Beethoven, in quel soggettivismo, in quel sentimentalismo, e dice addirittura che bisogna spazzarla via con violenza, in questo sentimentalismo della borghesia, e quindi bisogna revocare questa sinfonia. Quindi bisogna chiedersi allora se la storia della borghesia, che ha sempre avuto come meta, come terminus ad quem, questa riconciliazione tra il singolo soggetto, che vi ricordo, no, nasce proprio durante la storia della borghesia. Faccio solo l'esempio di Cartesio, che riduce tutte le possibilità di sapere e di verità al singolo soggetto, naturalmente attraverso delle facoltà che tutti noi abbiamo in comune, però è il soggetto, non una tradizione o il riferimento alle sacre scritture come nel Medioevo, ma il singolo soggetto, cioè il cogito, ergo sum. È questo. Allora, la nona sinfonia, il quarto movimento soprattutto, rappresenta il culmine di questo sviluppo. E dato che è così, e dato che questo ideale è definitivamente fallito, perché Thomas Mann scrive Dottor Faustus proprio in mezzo o verso la fine del nazionalsocialismo, della Shoah e del secondo conflitto mondiale, esce nel 48, se mi ricordo bene, allora lui trae le conseguenze. Bene, il totalitarismo fascista non è una eccezione della storia, ma è il culmine di quella storia, di quel processo lì. Questo è Thomas Mann. Quindi, ripeto, c'è da chiedersi se questo ideale della storia borghese, che c'è stato quasi fin dall'inizio, non abbia un problema interno, ed è un problema di tipo logico, quindi filosofico. E vengo adesso a intrecciare a queste riflessioni qualche considerazione sulla nona. Allora, la nona viene scritta, l'abbiamo sentito, lungo alcuni anni in bozze, in tentativi, e tra il 22 e il 24 sostanzialmente la termina, il 24 poi viene eseguita. E non fu, un successo all'inizio. Un fiasco, un totale fiasco. Addirittura hanno sbagliato la data, e quindi il pubblico sarebbe andato, se non avessero rimediato in ultimo, in un'altra data, nella sala lì del teatro al Kantnatur, per sentire qualcosa che non era la nona sinfonia. Comunque, Beethoven non era molto bravo ad amministrare le sue produzioni. Allora, quello che volevo puntualizzare è che è esattamente il periodo dell'ultimo Beethoven, quello che Adorno ha chiamato lo Spätstil,
lo stile tardo, quello degli ultimi quartetti, delle ultime sonate per pianoforte che tutti noi conosciamo. Allora la domanda che io mi sono posto è in che rapporto, no? In che rapporto dobbiamo vedere o quale rapporto può esserci tra la nona, soprattutto il quarto movimento, e appunto lo stile tardo. Io vi dico che cosa ho pensato io, con l'aiuto ovviamente di Adorno. Nessuno di noi è così originale da pensare qualcosa che non sia mai stato. La nona è una ricostruzione. Guarda indietro verso quel periodo che viene comunemente indicato come il periodo classico della produzione beethoveniana, di cui il culmine potrebbe essere indicato nell'Eroica, anche se già lì abbiamo qualche problema, anche a livello proprio di procedure compositive. Guarda indietro verso il classico, dicevo, è una specie di resistenza, no? E questo non solo lo sentiamo nella musica, ma ci viene proprio detto a parole: no, non questi suoni. Vogliamo intonare dei suoni più piacevoli e più pieni di gioia, no? Quello dice appunto. E Adorno fa questa interessante riflessione sul, anche sul testo, ma qui più sulla musica. Proprio l'attacco del tema della gioia non viene sostanzialmente preparato, attacca ed è contro tutto ciò che abbiamo sentito prima, sia nel quarto movimento, sia poi, se andiamo indietro, il terzo, il secondo e il primo. È come un corpo estraneo, no? Se dopo lo ascoltiamo, lo sentiremo. A un certo punto sentiamo, dara, dara, no? E poi parte, però non viene preparato, come invece Beethoven ha sempre fatto, no? Pensate, i temi di Beethoven sono sostanzialmente sempre degli arpeggi di accordi, e qui possiamo vedere anche tecnicamente che cosa significa per Beethoven il rapporto tra soggetto e sostanza, come ho tentato di dire prima. La sostanza che cos'è? Sono le forme preesistenti, il sistema tonale, ma il sistema tonale in che cosa maggiormente si esprime? Nell'armonia, nella dimensione verticale della composizione. Se poi io la trasformo in verticale arpeggiando, pensate al tema della terza sinfonia, il primo movimento della terza sinfonia, è esattamente l'accordo di mi bemolle maggiore, basta. Non ci sono altre note, tranne nel primo tentativo, ma questo richiederebbe più tempo. Quindi c'è Beethoven una certa nostalgia verso quella musica lì. Ecco perché ci dice: no, non questi suoni, vogliamo altri suoni. E qui ha in mente un po' anche la sua propria sperimentazione, potremmo quasi dire, degli ultimi tentativi. Allora, però, parlavo di Adorno. Adorno fa questa riflessione. Il primo verso, che io ho tradotto così, gioia, scintilla divina. È molto diverso da quello che avete sentito. Scintilla diventa luce e ovviamente è qualcosa di molto diverso. Invece Schiller scrive proprio scintilla divina. Adorno dice: questo verso ha qualcosa di implorante, qualcosa anche di perturbante, no? Riflettiamoci su questo problema. E quindi, se l'ultimo Beethoven critica il sistema tonale e con ciò la sua propria produzione del periodo classico, fa eccezione però per la nona sinfonia, che è un estremo tentativo di recuperare qualcosa che, e questa è la mia tesi, che è finito, che è fallito, che l'ideale della fratellanza, no? Che viene invocato con un tale impeto che tutti noi conosciamo, non c'è più.
E questo lo possiamo vedere nel testo, come ho cercato di dire prima, ma anche un po' nella fattura compositiva sulla quale adesso non mi allungo più di tanto. Perché il testo, anticipavo prima, il testo è un po' una traccia di questa critica del Beethoven maturo, della sua produzione, dove appunto la forma, l'armonia, le forme tradizionali, quindi la sostanza, la collettività e il soggetto, l'espressività, invece si dividono. Non tenta più Beethoven di sintetizzare, di creare una sintesi. E qui Beethoven, dice Adorno, è più vero di Hegel, perché Hegel non segue questa strada. Hegel cerca, attraverso la costruzione di un bel sistema enciclopedico, enciclopaidea vuol dire un sapere che è fatta come una sfera, quindi il corpo geometrico perfetto, Beethoven no. Beethoven no. Beethoven critica proprio questo tentativo di creare la sintesi, la riconciliazione, perché se non c'è nella realtà questa sintesi, allora è inutile che l'arte cerchi di, usiamo ancora questo termine, rispecchiarla, oppure di costruire una unità che invece non è reale. No? Non è reale. Sì. È un'interpretazione molto affascinante e tra l'altro che pone Beethoven nel contesto storico e nelle delusioni, diciamo, post-rivoluzionarie. E, nello specifico, Emilio, poi intervenite, facciamo gli ultimi minuti e poi diamo, perché poi dobbiamo passare alla musica, prima abbiamo ancora Federica. E, musicalmente, appunto, queste cose che abbiamo detto adesso, come si... perché effettivamente questo quarto movimento è... Qua bisognerebbe... Sì, ma è tutto un... Facciamo un'altra... È tutto tentare una strada, ripensamento... No, diciamo comunque che tutti conosciamo l'attacco del quarto movimento e la straordinaria enfasi posta sulla rottura, che ha anche in qualche modo sottolineato, argomentandola in un modo così sottile, Marcus... È un fatto che tutti esperiamo, cioè l'elemento di rottura, vorrei proprio dire traumatico, che inizia. Cioè il quarto movimento inizia con l'esibizione di un gesto violentemente traumatico. E dopo inizia un recitativo che noi non sappiamo né identificare dal punto di vista di chi parla, né ancora di più di che cosa dice, ma è perentorio, quasi da soggetto traumatizzato. Questo è il punto, per seguire un po', ma lo faccio però a modo mio, perché non sono filosofo, sono musicologo. Quindi ed è quello che io non so come ha tradotto Boito, perché manca, sapete com'è, che questo recitativo poi ha un motivo di reminiscenza, cioè questa riflessione retrospettiva che diceva Marx, cioè dice po 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 pi, po 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 pi, ti, ti, to, 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 ti, to. E poi parte pa pom pa pom pa pom, cioè primo movimento, e così poi lo interrompe. No, è anche un po' isterico questo soggetto traumatizzato, no. E parte la reminiscenza del secondo movimento. No! Parte la terza movimento, neppure quello. Quindi la riconciliazione, la sintesi, non si può dare. Non si può dare, ribadito. Però a un certo punto quella voce parla. Perché il basso, il baritono, il baritono basso, che Beethoven verbalizza lui, perché non c'è in Schiller, ed è esattamente quello che dice la frase a cui lui ha attribuito la maggiore importanza, io non ce l'ho come ha tradotto Boito, perché è prima della prima strofa dell'inno Ode di Schiller, no? Però io me l'immagino così. Oh gioia, non più mesti suoni. Credo che l'abbia...
immaginare così. Quindi noi sappiamo, dopo che la prima esitazione, anche un po' destabilizzante, del gesto recitativo che implica un'identità che non possiamo riconoscere, è un discorso che non possiamo capire, retrospettivamente lo capiamo. Lo capiamo. Dice esattamente quello che diceva lui. Questo no che avevamo già percepito come una reazione fortemente negativa è espressa claris verbis. Dice il passato, quella cosa lì, con quella cosa lì si chiude. E questo è il punto. Dopodiché però succede quella meravigliosa e totalmente non preparata, tanto più forte quanto meno preparata, come dicevi tu, è vero che non la prepara, ma questa che cos'è? È un'utopia? È una specie di fantasia consolatoria? Perché è vero che la fraternità più che la fratellanza, no? Egalité, liberté, egalité, fraternité. Questo qui diventa comunque un qualcosa che si sperimenta in tutte le direzioni, ipercontrappuntistica, iperomofonica, in tutta una serie di modalità che restano sempre autoriflessive. Per quello è Spätstil, perché tutto il quarto movimento, se ci pensate, è metamusicale. Cioè c'è qualcuno che ci racconta quello che non può fare, non vuole fare, vorrebbe fare, ma non può essere, e continuamente lo ragiona in musica. È qualcosa che non si era mai vista né sentita, ed è totalmente, diciamo che lo Spätstil inizia proprio col trauma del quarto movimento della nona sinfonia. I primi tre potrebbero non essere Spätstil, secondo me, ma il quarto non può non esserlo. E allora qui aggiungo solo una cosa, perché musicalmente si potrebbe andare avanti. Tra l'altro il fatto che sia in re maggiore e la sinfonia in re minore non è una cosa di poco conto, comunque dice sinfonia in re minore, però anche in re maggiore. La questione che non vorrei però non, almeno alla quale non posso non far cenno, è la questione massonica anche, perché l'inno di Schiller è, c'è chi lo vuole... un suggerimento di lettura, cioè che è un mattone enorme, un librone di Alberto Basso che si chiama L'invenzione della gioia sulla musica massonica, e c'è un capitolo in cui ci sono tutte le intonazioni, tutte le messe in musica di questo inno, che sono numerose decine, perché Beethoven pensava già, mi sembra dal 1793, di metterlo in musica, e il 75% sono tutte di compositori dichiaratamente massonici. Poi ma anche Boito era massone, lo era già nel 1878. E questo elemento di una massoneria in totale ritardo, no? Sopravvissuta a se stessa, nello spirito ovviamente dell'utopia emancipatoria settecentesca, gioca un ruolo, secondo me, non secondaria, anche nella traduzione, se lo si guarda bene, e anche nella, diciamo, elemento a cui facevi riferimento tu, della negazione interna, perché ha qualcosa anche di iniziatico, non è soltanto a livello macrostorico, sociale, cioè nelle macro dinamiche sociali, è anche qualcosa che riguarda una sfera più, diciamo, intima, più legata a una specificità di gruppo che non è il macro gruppo sociale. Questo è molto interessante. Insomma, la Nona Sinfonia è un luogo in cui, un labirinto in cui tu puoi passarci abbondantemente tutta la vita senza trovare l'uscita in automatico. Ci avete dato delle interviste. Adesso, la prossima volta che la sentiremo eseguita tutta, faremo tante riflessioni. Certamente resta un pezzo straordinario che proprio Liszt definì una delle opere del genio creativo, insieme con la Divina Commedia, maggiori dell'uomo, dell'umanità. E allora l'entusiasmo per questa prima esecuzione è anche testimoniato da una recensione che era proprio venuta fuori sul Corriere della Sera e che adesso Federica Fracassi ci legge per concludere questa parte.
Come all'ora della preghiera tutte le facce dei musulmani si volgono verso la Mecca, così, poco dopo le 7 di ieri sera, tutte le facce dei musicisti erano volte nella direzione del Teatro Carcano. Le due esecuzioni della Nona Sinfonia, fatte nella sala del Conservatorio, avevano destato nel pubblico vivissimo desiderio di riudire almeno una volta ancora la gran creazione di Beethoven e di riudirla in ambiente più vasto e più adatto. La società del quartetto, anteponendo la questione artistica a tutte le altre, invitò le società corali a prestare nuovamente il loro concorso e queste, di buon grado, avendo acconsentito, fu resa possibile la stupenda serata di ieri al Teatro Carcano. Platea, palchetti, loggione, erano tutti stipati di una folla elegante ed aristocratica, o per sangue o per ingegno. Gli inviti diramati furono numerosissimi e nessun biglietto andò disperso. Eppure, soggiogata dalla magia dell'arte, tutta quella moltitudine era immobile e silenziosa e solo al finire di ciascun pezzo dava libero sfogo all'entusiasmo. Grazie. Federica, grazie a voi. Grazie per questi tuoi interventi. Federica è molto spesso la nostra ospite per queste chiacchierate, questi incontri, e molto spesso appunto tiriamo fuori magari dall'archivio del Corriere della Sera tanti pezzi, eccetera. Ecco, cos'è per un'attrice leggere a voce alta queste testimonianze? Beh, anche è molto bello pensare a, innanzitutto, a come si viveva il teatro, a come si viveva la musica, all'atmosfera, ai luoghi, no? Come è stato detto prima, non è nulla di immateriale, ma è molto, molto importante legarlo a dei volti che si immaginano, all'ascolto, a come poteva essere l'ascolto anche, no? In certi momenti, come può cambiare l'ascolto. Quindi, vabbè, per me è sempre un piacere, anche con queste piccole schegge. Questi racconti c'è proprio il senso del teatro come un luogo vivo, dove sì, anche, di condivisione e anche dove anche un fiasco vale magari più di un successo. Bene, grazie. Grazie a grazie. Voi. Marcus, prego. Ecco, no, tu rimani ancora qua. Allora, adesso siamo alla parte finale di questo incontro e chiamerei sul palcoscenico Bruno Canino e Antonio Ballista. Buonasera. Una novità. Ah, va bene, dato poi dopo. Allora, inutile, conoscete i nostri due artisti benissimo, però io voglio sottolineare questa incredibile, straordinaria sodalizio, amicizia che dura, cioè, è proprio un elisir di lunga vita. Sono 70 anni di amicizia, nata al Conservatorio di Milano, giusto? Fortuna. E quindi, ecco, ma come si fa a rimanere così uniti, così, diciamo, cioè, qual è il segreto di questo matrimonio? Beh, credo, innanzitutto perché credo che siamo molto diversi. Ecco, questo è importante. E poi che la nostra attività non è stata mai intensiva, cioè abbiamo fatto altri mestieri, sia Antonio che io, e abbiamo suonato, diretto, ho fatto altre cose, quindi ogni tanto abbiamo suonato insieme, è stato ritrovarsi, è stato un piacere, quindi non c'era questa coabitazione coatta, ecco, che forse, ecco, per esempio alcuni famosi quartetti poteva portare poi a delle scissioni dolorose. Ecco, ecco Antonio Ballista, è giusto quello che ha detto, funziona? No, non mi sembra. È giusto quello che ha detto Bruno. La nostra diversità dà un'impressione di dialogo e di freschezza. Una volta ho sentito un concerto di un duo di gemelli monoovulari e devo dire questo non era il massimo dal punto di vista delle sorprese, mentre noi qualche sorpresa. Voi magari siete eterozigoti. Ecco, riusciamo ad offrire. Tutti eterozigoti. Bene, volevo fare un'altra domanda invece riguardo all'esecuzione del brano. Ecco, che cosa offre la trascrizione per due pianoforti di questo quarto movimento? Non lo so, offre parecchi problemi, però
offre, devo dire, un invito a una straordinaria razionalità. È fatto veramente con un magistero e una devozione che veramente tradire sarebbe brutto. Ecco, questo essere fedeli, e credo che bisogna fare quello che è scritto. Insomma, naturalmente, anche se è difficile, ma l'abbiamo suonata spesso adesso. Passano i decenni, ecco, sì. Siamo ancora qui. Ma quello che è sorprendente è l'assoluta fedeltà al testo e nello stesso tempo la creazione di un'opera assolutamente autonoma nel caso di Liszt, che sembra una contraddizione e invece è un grande pregio. Del resto lui chiama queste partiture, ci sono anche delle trascrizioni di Bach che rientrano in questa visione, chiama partiture per pianoforte, mentre le trascrizioni o le parafrasi sono un'altra cosa, dove interviene creativamente. Qui interviene creativamente senza farlo capire. Senza farlo capire, bene. Emilio, vuoi aggiungere qualcosa sul... Io li ho sentiti abbastanza recentemente proprio suonare, e non mi ricordo se era all'Elfo Puccini o l'ultima volta quando l'avete suonato, pochi anni fa. Nel Medioevo. No, non è vero. E devo dire, non sono molti i duo pianistici che l'hanno in repertorio, perché è vero che è una fedele partitura per pianoforte, già questa espressione è vagamente paradossale come le considerazioni che faceva prima il maestro Ballista sul pezzo, ma è anche una, anche al netto della razionalità che esprime, è anche un tipo di musica nella quale si deve trovare una chiave interpretativa. Non si può semplicemente restituire suonando le note, e avendo un fantasma alle spalle come quello della nona, credo che dal punto di vista esecutivo contenga un aspetto ansiogeno che... Ti stai spaventando. Che sembra una sfida, che sembra ogni volta una sfida per i pianisti eseguirlo. Vuoi rivoltare il coltello nella piaga? Prendo. Allora, io sono invece convinto che queste problematiche loro le abbiano superate. Certo. Già, ce l'hanno in repertorio, anche registrato per chi lo vuole. C'è un CD bellissimo. Anche due, credo. Ecco, no, volevo dire, quello che è notevole in questa riscrittura è la individuazione delle famiglie strumentali, gli archi, i fiati, la percussione, il coro, partitura, i solisti. Questo veramente viene reso molto bene, molto da Liszt, e speriamo anche da noi. Bene, in bocca al lupo. Grazie. Allora io vi ringrazio, perché concluderemo naturalmente con la musica, e vi ricordo allora il prossimo appuntamento, che sarà mercoledì 31 maggio. E parleremo della prima esecuzione pubblica del quartetto d'archi di Giuseppe Verdi dopo la morte di Verdi, che avvenne alla Società del Quartetto il 13 marzo del 1901. Ricordiamo che Verdi morì il 27 gennaio. Ecco, e quindi avremo con noi, insieme con Emilio, ci sarà Stefano Baia Curione, l'economista Stefano Baia Curione, e racconteremo un pochino la Milano a cavallo tra 800 e 900, una Milano in profonda trasformazione. Grazie, prego. Grazie.
Thank you.